Un Brunello di Montalcino sempre più green. Quasi il 50% dei vigneti sono certificati biologici, un dato 3 volte superiore alla media nazionale, mentre sono oltre 4 su 10 le aziende convertite o in fase di conversione. Il commento del presidente del Consorzio del Brunello, Fabrizio Bindocci. È un dato importante, un dato che dimostra sensibilità e anche maturità nei produttori. La voglia di fare bene, la voglia di cercare di fare sempre meglio, rispettando un territorio che ci hanno lasciato i nostri nonni e che noi lasceremo possibilmente migliorato ai nostri figli. I numeri arrivano da un'analisi del consorzio basata su dati degli enti certificatori e diffusa oggi in occasione di Benvenuto Brunello, la 2 giorni di degustazione nell'ambito della settimana delle anteprime toscane firmata da Regione Toscana in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e i consorzi di tutela e riservata alla stampa di settore nazionale e internazionale, dalla Russia alla Germania, dalla Danimarca alla Norvegia, dal Regno Unito alla Corea del Sud. Brunello, un vino importante, è un vino italiano longevità incredibile, da assaggiare, da tenersi lungo tempo a casa. Per quello che riguarda il mercato russo, Brunello di sicuro è fra i vini più importanti, diciamo, di tutti i vini top rossi italiani. In Russia si vende bene, quindi è un vino abbastanza conosciuto di quei conoscitori, diciamo, che conosce il buon vino, e ha un buonissimo mercato secondo me. In Inghilterra Brunello e anche il rosso di Montalcino, loro sono vini famosi. I vini da i Brunelli da 15 anche da 16 vanno benissimo nel mercato in Inghilterra. Credo è difficile adesso trovare il 16 anche il 15 in Inghilterra, perché hanno comprato tutto forse, ma vanno molto bene. Nel calice il Brunello da sogno, la riserva 2015 e la vendemmia 2016, che insieme al rosso di Montalcino 2019, il Muscadello e la DOC Sant'Antimo ha visto nel primo quadrimestre 2021 il più 43% delle fascette consegnate rispetto alla media dell'ultimo triennio, record assoluto nella storia recente della DOCG. Sono dei dati eccezionali, questo a riprova della volontà, della capacità dei nostri agricoltori ad impegnarsi per produrre sempre meglio. Vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. La vite, il territorio, il clima aiutano molto, ma anche la capacità, la professionalità dei nostri produttori hanno dato vita a queste 2 splendide annate. Montalcino e i suoi vini per un rinascimento senza fine.